Allora, col presidente del Circolo Nautico Monte di Procida, Ciro Schiano. Ciro, com'è andata la regata di oggi? Bellissima giornata, vento favorevole, bellissima esperienza. Ringrazio tutti gli intervenuti e, come ho scritto sull'email di invito ai signori di Ischia e Procida, spero che si possa ripetere pure a Ischia appunto e a Procida. Così facciamo una veleggiata qui a monte, una a Ischia e una a Procida all'anno, per cui per tre veleggiate enogastronomiche. Qui col Circolo Nautico ad Acquamorta abbiamo organizzato la veleggiata di Monte di Procida insieme alle leghe di Ischia, Procida e il nostro circolo. È andato molto bene, siamo stati soddisfatti, abbiamo anche potuto promuovere il nostro territorio, la nostra zona e anche il nostro cibo, che è lì pronto ad aspettare i partecipanti. Stamani si è svolta anche un po' di attività ludico-sportiva per i piccoli del Circolo Nautico, una bellissima manifestazione. Ovviamente una manifestazione riuscita nel segno della natura, del vento e del buon cibo di Monte di Procida. Allora siamo con Carmine Piliegi, montese, che ha partecipato con il Circolo Nautico alla regata. Carmine, com'è andata oggi questa bellissima regata che vi ha visti i protagonisti del Golfo di Procida, Monte di Procida e Ischia? Ma è stata la mia prima esperienza, è stata una cosa stupenda, bellissima. A me, che sono un terrestre, mi chiamano terrestre appunto perché non sono stato mai, diciamo, un navigante. Però ho fatto una certa esperienza con Ciro Schiano, e quindi mi sono diciamo, difeso da tutti gli altri. Me la sono cavata. Va bene, grazie. Buongiorno, siamo qui con Giuseppe Consiglio, che ha partecipato alla regata di stamattina. Gli vogliamo chiedere un po' l'andatura della regata. Allora, le andature della regata sono state due. Diciamo che abbiamo fatto una partenza pro avvento di Bolina, che facilita la partenza, le imbarcazioni, in modo che non si hanno degli incroci tra le varie imbarcazioni. E abbiamo fatto la partenza quindi in andatura di Bolina, quindi sui 30 gradi al vento. Abbiamo raggiunto poi una boa che abbiamo lasciato con mure a sinistra per ritornare nell'andatura di poppa Lasco verso di nuovo la linea di partenza. La regata è stata anche abbastanza emozionante oggi, perché siamo stati fortunati ad avere questo vento fresco sui 12 nodi, che ci ha permesso anche in acqua di fare anche, siamo divertiti, di fare delle prestazioni abbastanza buone. Prego.